Abbiamo interrotto un flusso continuo di merce da un sacco di tempo. Voi non sapete quanti caffè sta sprecando il Previ. Che li fa? Lui comunque li fa. E poi li lascia nel lavandino. Un giorno racconterò la vera verità su questo episodio. Perché coinvolge più persone. Vabbè, lo racconteremo un'altra volta. Lo faremo. Ti piace l'idea di avere una mega moca gigante da preparare per i caffè dei nostri ascoltatori? Anzi, un bel costume di gomma piuma da moca. Se lo facciamo vedere al Previ. A fare questa cialtrona. Tocca vedere. Siamo ancora arrivati. Ma parliamo di altro, Previ, perché ieri è successa una cosa un po' bruttina per quanto riguarda il calcio. Ieri veramente è stata una notizia che era nell'aria. Però poi sentire le motivazioni di questa notizia veramente ci ha lasciato un po' perplessi. Paolo Maldini, bandiera del Milan, ex capitano. Ma della nazionale. Paolo Maldini. Uno dei giocatori italiani più conosciuti nel mondo ha dovuto lasciare il suo ruolo all'interno del Milan, dove ricopriva un ruolo dirigenziale, perché la proprietà è stata ha deciso di sostituirlo con chi? Una persona con chi? Particolare. Con Billie Jean. Billie Jean. Mi piace questo gioco. Ci ha fatto molto ridere questo. Billie Jean. Billy Picello sarebbe. Guru uno, no? Del baseball ed esperto di algoritmi applicati al calciomercato. Al baseball. Che lui applica naturalmente al calciomercato. Quindi differentemente. Pam. Lui utilizza questa tecnica che si chiama sabermetrica, attraverso la quale analizza le prestazioni passate dei giocatori ed è in grado in qualche modo, attraverso tecniche algoritmiche, di determinare quale potrebbe essere la prestazione futura di un giocatore. Quindi con l'ausilio di intelligenza artificiale. Esattamente. Quindi Maldini sta dicendo, mago. Stringendo, Maldini è stato sostituito da una macchina, da un algoritmo. Da ChatGPT, per dircela proprio breve. Allora, Maldini, io vi leggo il palmarès nel Milan, attenzione. 26 trofei, fra cui 5 Champions, 3 intercontinentali, 7 scudetti, 5 supercoppe italiane, 5 supercoppe europee, una Coppa Italia. Gli manca il Festival di Sanremo, dopodiché credo che abbia vinto tutto. Ecco. Sostituito da Billie Jean. Guru del baseball, esperto di algoritmi, appunto, addirittura è stato premiato con un film a lui ispirato. L'arte di vincere, in cui viene interpretato da Brad Pitt, sul mondo del baseball, piuttosto inconcepibile per noi italiani che non conosciamo bene lo sport. Il baseball è molto statistica, insomma, e quindi lì ha senso utilizzare. È molto applicabile, la scienza statistica a questo sport. Nel calcio forse un'altra questione, serve anche l'occhio di qualcuno che capisca. L'analisi dei dati già da anni c'è. E ha portato dei risultati già controversi. Ora non vogliamo entrare nel merito meglio l'algoritmo eccetera, però a noi fa molto ridere questa situazione si sta creando al Milan, dove una bandiera, un simbolo, un monumento come Maldini venga sostituito da... Ma come poi è successo? Semplicemente il presidente americano è andato lì e ha fatto Maldini, scansete che mo ce pensa l'intelligenza artificiale. Io sento la voce già dell'intelligenza artificiale, fa ci penso io. Largo. Toglietevi tutti. Scansatevi. Perché di questo parliamo oggi, di quella volta in cui avete sentito dire ci penso io. Se avete coraggio dite io una volta ho detto ci penso io. Se no raccontate del vostro cugino e chiaramente i risultati poi non sono stati come quelli attesi. Allora abbiamo detto che lui si chiama Billie Jean. Ora vabbè, hai ragione, si chiama Billie Jean, ma tu hai mai sentito uno cantare la canzone Billie Jean? Mai. Invece Billie Jean è stata cantata da Michael Jackson. Il volume e giù il finestrino, anche perché fa caldo, e questa ce la cantiamo tutti insieme. Radio DJ.